E per terzo, adesso io scelgo qui parliamo della partita di Frosinone Spalding, che rispara Frosinone, che è finita 1-0 con la vittoria della Spalding. In caso di nato Francesco Vico con l'assist di Kurtic. Ragazzi, nel primo tempo Frosinone si è calato male e la Spalla con solo un gol. Quindi adesso la Spalla si porta 3 punti. Raggiunge un punto di Sassuolo, forse il 14° posto, e così non rimane al per ultimo posto. Ragazzi, diciamo che il Sassuolo sta avendo una buona stagione e credo ne parleremo anche presto, anche nel prossimo pagellino del ritorno. E raga, diciamo che è stata anche una bella partita. Cioè, hanno provato uomini di baroni, hanno provato fino alla fine, ma non sono riusciti a entrare. Quindi raga, me sarò fusione. Come abbiamo detto anche nelle scorse partite che ho parlato, forse non andrà in Serie B, ritorna in Serie B. Sì, ritorna in Serie B, raga, e che deve fare come per ogni squadra di Serie B, per come ogni squadra di Serie B, che appena in Serie A poi torna in Serie B. E raga, torna la Spalla, che vediamo anche di questa stagione la Spalla. Con la Spalla sta avendo una bella stagione, diciamo, che mo parliamo anche di passato, quando è arrivato dopo Tagna, vi ricordate che era in prestito ad Atalanta, non so se arriverà al riscatto dalla parte della Spalla, ma sta giocando molto bene, ci sta lavorando solo, ma sta segnando anche cose che l'Atalanta poteva fare anche, ma se vi ricordate è arrivata Zapata. Zapata, Petagna se n'è andato per far spazio a Zapata. Se Petagna restava, io ne dubitavo, non faceva spazio a Zapata. E quindi diciamo, raga, invece del Frosinone sta avendo una stagione brutta, molto brutta, e non si sta cercando di riprendersi dopo lo scorso allenatore, che è stato esonerato, Leonardo Baroni, che ha provato a sistemare un po' il Frosinone, ma solo vinto due partite, solo con la Sampdoria, e bene, non mi ricordo poi, e ha pareggiato tante persone. Quindi raga, è tutto. Quindi tutto, noi ci vediamo sul video, e ora vi vado anche a registrare Roma Napoli. Quindi raga, è tutto. Ciao. Ciao.